Caro signor Nunzio, signor Bernardini, con molta emozione che ho ascoltato le sue parole e anche quando lei ha parlato di una certa apprensione con cui accolsi la comunicazione che lei mi ha dato della volontà di Papa Francesco. La ringrazio della sua amicizia e attraverso di lei ovviamente ringrazio Papa Francesco e la sua fiducia, quella che è il vero titolo di merito che mi ha portato a Bologna, e l'apprensione soltanto la grazia di Dio e affidarsi alla grazia di Dio e alla comunione dei fratelli e delle sorelle. E allora ringrazio tanto Papa Francesco, perché il palio vuol dire questo legame, un legame di comunione anzitutto con lui e quindi attraverso di lui con tutta la Chiesa. E perché non me lo dimenticassi, nell'anello è raffigurato quel buon pastore, quello che Papa Francesco ha nella sua croce, forse vi ricordate, con un'infinità di pecore, come a dire un popolo tanto più largo di quello che noi possiamo misurare, e ci sta anche qui sopra. E un pastore che ha la pecora, che porta la pecora sopra di sé, e il palio, che è appunto, come ha ricordato il nunzio, di lana, quegli agnelli, e me lo fa sentire per forza l'odore delle pecore, per non dimenticarmelo, spero proprio di non dimenticarmelo. E quindi ringrazio di questo giogo che è davvero dolce e leggero, come tutto ciò che il Signore ci chiede, dolce e leggero, è il giogo della comunione che ci unisce, che mi unisce, ci unisce a Papa Francesco, alle chiese di Imola, di Ferrara, di Imola e di Faenza, che ci ricorda anche che c'è una comunione che unisce sempre, che ogni chiesa è unita in comunione con le altre, anche in comunione molto concreta. E poi con tutta la Chiesa, con questa parrocchia, come ha detto lei, che è il presbiterio, che sento così tanto vicino e importante per me. E saluto anche con tanto affetto i vescovi che oggi sono venuti, molti di voi li conoscono, qualcuno è cresciuto con lui, con loro, e ricordo anche per età, anzitutto l'unico testimone del Concilio Vaticano II, che è Monsignor Luigi Bettazzi, che ha servito tanto anche la Chiesa di Bologna e tutta la Chiesa, che ci ricorda anche proprio fisicamente quella stagione. E con lui e saluto con tanto affetto Monsignor Zarri, Monsignor Stagni, Monsignor Tinti, Monsignor Vecchi e Monsignor Sozzo, che è bolognese, è tornato in questi ultimi anni, questi ultimi mesi qui da noi. Saluto il sindaco, perché ci ricorda il legame con tutta la nostra città, e lo ringrazio di essere anche oggi in mezzo a noi, e con lui tutte le autorità. Ecco, una gioia per me grande celebrare il mio primo San Petronio. Devo dire che l'intensa comunione che ho vissuto in questi 9 mesi, fin dal primo giorno che sono entrato in questa basilica a lui dedicata, mi ha reso come spontaneamente familiare quello che per me era sconosciuto. Questo è frutto della comunione, senza la quale la Chiesa diventa vecchia. Oggi è la prima volta per me, ma sembra, come avviene quando l'amicizia è profonda, di vivere da sempre il legame con voi e con la città. Ringrazio di cuore tutti voi. Ringrazio le autorità che sono chiamate, e ognuna
quel corpo è sempre tanto importante, perché deve curare l'insieme che è della nostra città. Permettetemi di salutare anch'io con molto affetto il cardinale Carlo Caffarra, cui va il mio e credo il nostro ringraziamento per il suo servizio di tanti anni e per l'amicizia con cui accompagna e direi protegge con la sua preghiera, con la sua intercessione, la Chiesa e la città di Bologna. Possiamo farlo qui, in questa casa, dove, come scriveva il cardinale Biffi, ogni bolognese trova il simbolo più espressivo della sua identità, perché qui Bologna ha raggiunto finalmente la concordia civica che può avvalersi di una sostanziale unità di intenti e di ideali, diceva sempre il cardinal Biffi, che è capace di guardare al bene comune oltrepassando rivalità e particolarismi. Insomma, una casa bellissima. Di questa concordia, che deve diventare impegno comune, la città ne ha un enorme bisogno. E sento oggi importante per me e per tutti noi l'invito dell'Apostolo Paolo, anzitutto per me, a non valutarsi più di quanto sia conveniente. Che vuol dire in realtà non svalutarsi, ma pensarsi insieme. Perché solo il dialogo e la comunione valorizza l'identità e il dono che è ognuno. Ognuno è un dono. Qui, con il comune e l'università così legate a questa casa, per certi versi tutti i lati della stessa piazza, che è la piazza della nostra città, qui capiamo l'umanesimo che Bologna possiede e che rappresenta tanto il frutto di questa presenza cristiana, talento che va ben trafficato usando la libertas che affrancò gli schiavi nel XIII secolo e che non può mai diventare un banale sciocco vivere per se stessi. Umanesimo è convivere pacificamente nelle diversità, è la pratica di una intelligenza e sensibilità nei rapporti tra cittadini, cioè tra di noi, che completi la buona forma e superi la logica del a me che importa, che è l'opposto del bene comune. A me che importa. Umanesimo è intelligenza, passione, cultura per migliorare, penetrare e difendere la vita sempre, anche quando non conviene, e per tutti. Sono i valori della persona, irrinunciabili, gli unici capaci di affrontare le sfide epocali dalle quali siamo sollecitati, e sono quei valori che ci permettono di non imbarbarirci. Non siamo fatti per vivere come bruti. Qualche volta ci applichiamo, ma non siamo fatti per vivere come bruti. Qui si impara tanto. Cioè di non cedere alla tentazione delle semplificazioni in un mondo complesso, ma anche di non perdersi nei grovigli delle indecisioni, dei rimandi. Dice l'Apostolo, ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Allora non pensiamoci soli, contrapposti, indifferenti, perché solo insieme possiamo aiutare questa casa comune che ha bisogno di tutti. Questi mesi ho imparato a conoscere la forza, le speranze, le delusioni, le sofferenze nascoste, quelle che non finiscono sui giornali, i sogni, le tante risorse, le paure della nostra città. Ma non smetterò di imparare. In realtà tutti noi non smettiamo di conoscere la realtà, che è sempre in cambiamento, e il Signore stesso ci inquieta a farlo, perché ci spinge a interrogarci sui segni dei tempi, quelli che il Concilio Vaticano II, Monsignor Bettazzi se lo ricorda sicuramente, indicava necessari per non restare a guardare pensando di capire già, pensando di essere già capiti e finendo per restare soli, o per diventare profeti di sventura, quel che abbiamo sempre dentro di noi e con noi. Leggere i segni dei tempi è tutt'altra cosa che correre dietro al mondo, anzi
Papa Francesco motiva tutte le comunità ad avere una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi, cioè di scoprire Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze, che vive tra i cittadini, dice Papa Francesco, promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni. Allora, guardiamo con amore rinnovato e con tanta speranza la città degli uomini, che vuol dire la nostra città e tutta la diocesi di Bologna, tutta e tutti, ad iniziare dai più poveri, per imparare così a farlo con chiunque. Ci sono tanti, infatti, che chiedono di essere adottati, cioè aiutati a trovare il futuro, che agognano e per il quale hanno affrontato sofferenze terribili. Lì ci aiuteranno a presentare le offerte alcuni dei profughi. La misericordia ci aiuta a vedere oltre le apparenze e a non arroccarci nella sicurezza dei propri presidi che fanno sentire a posto o illudere di essere protetti. È triste rispondere alle esigenze di cambiamento difendendosi con l'esistente, a volte trincerandosi nella burocrazia, come se interrogarsi significhi disprezzare quello che si è e che, o che si ha. Il Vangelo e l'amore che da questo deriva ci spinge sempre a guardare avanti, a cercare quello che ancora non c'è e spendersi per quello che possiamo costruire. Cristo ci invita ad essere davvero grandi, non perché pieni di sé, ma proprio perché ci abbassiamo ad aiutare l'altro, perché grande è il servo, cioè chi lavora e si sacrifica volentieri, con gioia, come abbiamo ascoltato dall'Apostolo, perché lo fa per le persone che ama e per le quali vuole un futuro migliore, anche per quelli che non conosce, che non conosce personalmente, ma sa che ci sono e sa che ci saranno. Grande è chi si pensa insieme agli altri, perché il Vangelo libera dalla condanna del piegare tutto al proprio io. È una visione larga che Bologna, città crocevia di tanti, ha sempre coltivato. Altrimenti restiamo condizionati dalla paura, che spesso rende grandi i problemi piccini. L'ultima cosa. San Petronio, pater et protector, è raffigurato o con la città tra le mani o con il pane da distribuire ai poveri. Il cristiano non possiede la città, la serve. Sembra che San Petronio ce la voglia far vedere perché la amiamo, perché la rendiamo sempre più bella e accogliente. Petronio, discepolo di quel pastore buono che dà la vita per le sue pecore, che cerca quella smarrita senza abbandonarla o giudicarla, ci chiede di aiutarlo a proteggere tutti, specialmente coloro che sono più esposti alle difficoltà, così forti in un tempo di crisi, ancora tanto acuta, perché la ricostruzione chiede uno sforzo straordinario, come lo fu dopo la guerra. E proteggere non significa chiudersi, ma farsi carico, consapevoli che solo insieme ci possiamo salvare. Ci sono diverse sfide, appassionanti e decisive, che ci stanno davanti a tutti: l'accoglienza e l'inclusione, con la crescita di un senso di appartenenza che è affidato ad ognuno di noi, alle nostre relazioni, a vincere la paura tessendo interessi, conoscenze che abbattano i muri e costruiscano quei portici che sono protezione e familiarità, il nostro passato e il nostro futuro, e i cui pilastri possiamo essere ognuno di noi. L'accoglienza, intelligente e sensibile, non è ingenuità, ma coraggio di futuro. Occorre continuare a garantire la casa, come si sta facendo, uscendo dalla logica dell'emergenza, per dare risposte rapide e sicure a chi non ce l'ha. Allarghiamo l'ospitalità per i senza fissa dimora e per quelli che ci finiscono per le conseguenze della crisi, così come
la protezione a quelli che il consumismo scarta e il cui valore è incommensurabile, perché sono la nostra vita e le nostre radici, gli anziani. Accettiamo la sfida del lavoro, che nella tradizionale creatività dei bolognesi richiede nuove sinergie da parte di tutti, tanta convinzione per uscire da quel pericoloso individualismo che finisce per sperperare tante opportunità o per rimandare sempre al domani. Lo chiedono i giovani e quanti in età matura si ritrovano disoccupati. Infine penso alla famiglia, sulla quale i pesi sono tantissimi e che ha diritto ad un'attenzione specifica, intelligente e coraggiosa, che non reagisca solo alle necessità, ma anticipi le risposte a lungo termine. Terminiamo l'anno della misericordia. La Provvidenza ha voluto che il prossimo anno, come ha ricordato Don Stefano all'inizio, sia quello del congresso eucaristico. Ed è davvero una provvidenza. Il tema scelto è il comando che il Signore Gesù rivolge ai discepoli: voi stessi date da mangiare, Eucaristia e città degli uomini. Non restiamo a difendere i nostri pani e i nostri pesci, sono di tutti, come quella città che San Petronio ci fa vedere. Non aspettiamo possibilità e mezzi che non avremo mai, non rimandiamo per aspettare che siano gli altri a fare il primo passo, ma affidandoci a Cristo facciamo nostre le domande di tutta la folla e offriamo quello che abbiamo, sia personalmente, sia come comunità, sia come Chiesa. Solo iniziando a donarlo, quello che abbiamo, non finisce. E il nostro pane è l'Eucaristia, la presenza di Cristo che celebriamo e adoriamo insieme alla parola di quel corpo. E l'Eucaristia è la ricchezza più grande che fonda la nostra comunione e dalla quale si sprigiona tanto amore per tutti, senza distinzioni, in una fraternità universale che non è un sogno e che diventa un'ortoprassi, cioè buone opere. Il nostro pane è l'amore per il prossimo, per il sacramento che è il fratello e il povero. Solidarietà che fascia le piaghe dei cuori spezzati e consola gli afflitti. San Petronio, padre e protettore della città, ci benedica e ci protegga.